Il concetto di limite ci fa spesso pensare a qualcosa che impedisce alla nostra volontà di compiersi, ad un ostacolo che rende più difficile perseguire i propri scopi. Il limite, nell'accezione negativa del termine, costituisce un vero e proprio impedimento e per questo motivo desideriamo superarlo. Il limite può essere qualcosa di esterno, come ad esempio un'imposizione, una regola o un dovere morale, o qualcosa che proviene dall'interno, che fa parte di noi e del nostro essere. Spesso il desiderio di oltrepassare i limiti o la frustrazione di non riuscire a realizzare tale impresa ci porta a compiere azioni nocive o ad operare scelte sbagliate che ci danneggiano fisicamente e psicologicamente. Questo è ciò che accade nelle dipendenze patologiche. Inizialmente si pensa che utilizzare le sostanze possa regalare alla persona quella forza di cui ha bisogno per superare i propri limiti e le difficoltà che incontra sul suo cammino. Essa concede l'illusione che tutto sia possibile e nulla è realizzabile. Ma tutto questo non corrisponde affatto alla realtà. Quando l'effetto della sostanza svanisce, ci si ritrova soli davanti alle difficoltà che nel frattempo si sono ingigantite. Nel momento in cui raggiungiamo tale consapevolezza è già troppo tardi, ci ritroviamo intrappolati nella rete della dipendenza. Per toccare il fondo ci vuole poco tempo, per risalire può non bastare una vita intera. Tornare a vivere serenamente è estremamente difficile, ma non impossibile. Ed è per questo che l'aiuto che si trova svolgendo un percorso terapeutico di tipo comunitario è fondamentale per recuperare la propria autonomia ed indipendenza. Il lavoro terapeutico svolto qui al CUFRED ci dà la possibilità di riprendere in mano la nostra vita, partendo da un accurato e profondo lavoro di conoscenza di sé. Le attività terapeutiche e di colloqui svolti con gli operatori del gruppo di cura ci permettono di comprendere che solo attraverso un'esperienza terapeutica di condivisione guidata saremo in grado di conoscere noi stessi, le nostre risorse ed anche i nostri limiti. Bisogna mettersi in gioco per comprendere dove si può arrivare. Occorre raggiungere quella consapevolezza che ci fa capire chi siamo e a cosa possiamo ambire. L'obiettivo è trasformare il concetto di limite, inteso come ostacolo, nel concetto di limite, inteso come possibile risorsa personale. L'uso di sostanze ha portato molti di noi ad andare così oltre da autoprovocarci degli importanti limiti, soprattutto fisici, che ad oggi condizionano la nostra vita. Nella struttura riabilitativa di lunga assistenza ci concentriamo principalmente sul raggiungimento di piccoli obiettivi quotidiani, che ci permettano di svolgere le attività di tutti i giorni, nonostante i limiti fisici e psicologici derivanti dall'uso prolungato delle sostanze attuate in passato. Così, a poco, impariamo nuovamente a prenderci cura della nostra igiene personale, del nostro spazio abitativo e di noi stessi a 360 gradi. La passeggiata all'interno degli ampi spazi verdi, insieme a compagni di gruppo ed operatori, ad esempio, ci rende progressivamente più forti nel corpo ed anche nello spirito. Perché rimettiamo in moto il fisico? E torniamo ad apprezzare le piccole cose belle della vita, fra cui il contatto con la natura. Ciò che questo percorso di cura ci offre è la possibilità di comprendere che tutti hanno dei limiti, che i limiti esistono e faranno sempre parte della nostra vita, ma anche che possiamo imparare a riconoscerli ed accettarli vivendoli come occasioni per apprezzare ciò che abbiamo e per potenziare e sfruttare al meglio le nostre risorse residue.